Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. C'è una tradizione dagli anziani Hasidim che il libro del Tanya è una raccolta di consigli, quello che ha risposto la Terebbe ai Hasidim in udienza private nell'anno 5540 fino all'anno 5550. Nell'estate dell'anno 5552 l'Alter Rebbe ha cominciato a organizzare il Tanya nella maniera che cui lo conosciamo noi oggi. Nell'anno 5553 c'erano già diverse copie del Tanya e col passare del tempo uno copiava dall'altro, non c'erano fotocopie, e allora diversi sbagli sono cominciati a venire nelle copie. E poi c'erano anche quelli che facevano le falsificazioni intenzionali per screditare l'Alter Rebbe. Per questo motivo l'Alter Rebbe si è mosso per stampare il Tanya con urgenza. Un'altra versione dice: 20 anni l'Alter Rebbe ha scritto il suo libro, il Tanya, e ha meditato su ogni lettera precisamente come scrive ogni cosa. Nell'anno 5555 il Tanya era già perfetto, raffinato, puro, senza un sbaglio, senza una lettera in più, una lettera in meno, e allora ha dato permesso di copiarlo. Quando sono moltiplicate le copie e sono creati diversi sbagli, allora l'hanno portato a stampare. Il Rebbe Tzemach Tzedek, il terzo Rebbe di Lubavitch, ha raccontato che nel primo capodanno della sua vita, nell'anno 5550, e dunque quando il Rebbe Tzemach Tzedek aveva pochi giorni, suo nonno, l'Alter Rebbe, ha recitato un discorso che incomincia sì un tzaddik e non essere un rasha. Lo fanno giurare nel tribunale celeste sì un tzaddik e non essere un rasha. E questo discorso sono i primi 3 capitoli del libro di Tanya. Shalom a tutti!